e poi ci prendiamo tutto perché scriviamo sotto pancia titolo in commercio. Ci siamo. Sembrerebbe una domanda provocatoria, però in fondo tutto questo c'ha una sottile regia dietro alle spalle, un po' dovuta a grande professionalità, però anche a grande passione. Ma che cosa succede a Castelbuono in un'occasione di questo genere? Si riesce a trasmettere tutto questo? Guarda, sicuramente, io è il secondo anno che ci vengo a Castelbuono, sono molto amico con Dario Guarcello, il presidente, mi sono dato benissimo, anche il posto ti comunica questa... E come dire, questa gioia di vivere, è un posto bellissimo. Io sono qua in veste di regista per il semplice motivo che sto producendo, sto realizzando un film sull'enologia. Bacchus, praticamente Bacchus, racconta tutta la storia dall'inizio ai giorni nostri sulla storia del vino, da quando piantò la prima vite ai piedi dell'Etna ad oggi, passando per tutte le epoche. Quindi la presenza di tutti questi personaggi, tutto quello che ruota attorno al vino è anche felicità, e se noi ricordiamo Bacco, le baccanti, l'allegria, no? Quindi tutto questo è quello che viviamo questa sera, molto bello. Allora, bellissima questa occasione, perché poi sapete, il cinema nel mondo del vino l'ha scoperto da poco, nel senso che abbiamo avuto tante occasioni, però le ultime, le più recenti, sono grandi provocazioni. Ma ci dedicheremo anche un piccolo spazio a Castelbuono, forse? Non è una provocazione domanda? Non è una provocazione, perché a me fa piacere farlo e lo faccio, e l'ho già espresso pubblicamente. Ma bellissimo, quindi avrà uno spazio. Grande racconto in questo senso. Sì, non ci resterà che vederlo e ve lo segnaleremo opportunamente.